Etna Food Festival DOP, sabato la prima delle due giornate dedicate al cibo di strada. Gli stand allestiti in piazza Collegiata sono stati presi d'assalto dai tanti cittadini presenti per partecipare alle varie iniziative allestite dall'amministrazione comunale in occasione delle festività patronali. A tagliare il nastro di inaugurazione il sindaco Antonio Bonanno e l'assessore alla promozione del territorio Enza Cantarella. Nonostante un po' la temperatura bassa, devo dire che i biancavillesi hanno apprezzato davvero con un grande passione questo street food. Io, avendo come delega la promozione del territorio, primo pensiero è stato quello di favorire ovviamente le attività nostrane, locali, presentando prodotti tipici nostri. Avete visto scacciate, panini col pesce, il panino con la tuma fritta, quindi invito tutti i biancavillesi veramente a partecipare, perché è stato con fatica ma con veramente tanto orgoglio organizzare questo bellissimo festival. I cittadini di Biancavilla, ma non solo, hanno dimostrato di apprezzare l'iniziativa. Ditemi che non vi viene fame a voi che state guardando, ditemi, noi che siamo qui e percepiamo anche gli odori un po' di più. Allora, intanto buonasera, sto parlando con... Daniel Crispi, della macelleria Crispi. Tu sei al barbecue? Sì, qua detto al barbecue, lì davanti trovate anche olive e altre specialità della casa. Cosa va di più? La cipollata, che a me piace tantissimo, la salsiccia, cosa va di più? La salsiccia. Il pane con la salsiccia. Ma c'è anche la polpetta di cavallo, che è di nostra produzione. Dal salato al dolce, i vostri vicini di stand, voi siete? Navarria, pasticceria Navarria. Allora, le dolcezze che questa sera hanno gradito i biancavillesi? Iris, già sono terminate. Vanno le iris? Le iris sono finite già. E vedo poi il cannolo alla ricotta, vabbè, tipico, e quello al pistacchio? Al pistacchio, sì. Prima avete preparato tutti i dolci, poi siete venuti qua a sistemare? Abbiamo preparato nel primo pomeriggio e poi siamo venuti qui già attrezzati. Siamo dentro il paradiso, signori! Allora, guardate quante cose buone ci sono qui e come sono fatte. Allora, questa qui è la classica: broccoli, salsiccia, tuma, cipolla. Quella lì è uguale con le acciughe, questa è con gli spinaci, questa qui è la parmigiana. Ah, la parmigiana! Sì, questa qui è invece salsiccia, patate, olive senza formaggio per chi non piace. Quella è tuma, prosciutto e patate, e abbiamo quella a pistacchio. Poi vedo anche il pane condito. Il pane condito, sì. Insomma, non manca nulla. No, nulla. Quanta affluenza c'è stata? Immagino un bel solo un po' di fame. E quante persone hanno fame stasera? Penso tante, già. Prec. Un pochettino. Stiamo mangiando? Sì. Stiamo mangiando? Sì, sì. E cosa ci stiamo comprando? Questa è una bella... Scacciata? Sì. Una bella scacciata. Scacciata come? Guardi quanti ne abbiamo. Con la toma e prosciutto. Questa è tuma, prosciutto e patate. Esatto. Tuma, prosciutto e patate. Patate, sì. Ok, e poi ci prepariamo per la cena. È un antipasto o è cena? No, questa è cena. Sì, pensavo sì. Fosse un antipasto. No, è cena, direttamente cena. Noi siamo con... Dario Scrivano di Bersò. Di Bersò, allora vedo una preparazione di tanti hamburger. Sì, abbiamo preparato un hamburger di maiale siciliano con un pane artigianale e una tuma fritta. E lo condiamo con una salsa, una maionese ai fichi d'India e mandarino. Buonissima! Ma negli ultimi anni va molto più di moda, lo saprai meglio di me, l'hamburger, sì. Soprattutto tra i giovani. Questa sì. Sera invece com'è andata? Beh, all'inizio ancora non si capisce, però l'ambiente non è giovanile. Ci sono state alcune persone che erano un po' scettiche negli abbinamenti che abbiamo proposto e nel... Però poi facendolo assaggiare... Ci sono le caliba. Sì, hanno fatto il bis, esattamente. Buonasera, scusate, vi disturbiamo, state cenando. Come va? Tutto bene. È tutto buono? Sì, ottima, birra ottima, panini ottimi. È un'occasione ottima per stare insieme, per stare in giro, per stare fuori. Veramente un'ottima organizzazione. Poi soprattutto dopo 2 anni di pandemia penso che sia ancora più bello. Assolutamente sì. Grazie, buona festa, buona serata e buona cena. Grazie a voi.